A proposito di sabbia, volevo dire che finora abbiamo fatto dei, dei poverini, di artisti che non ci sono più, no? Sì. Ecco, adesso andiamo, per quanto magari Augusto D'Avorio manchi tantissimo anche lui, però i Nomadi ci sono ancora, e soprattutto c'è Claudio Daiano, che ha scritto questo brano, il nostro caro amico proprio, che si intitola Un pugno di sabbia, che è una storia vera, come lui me l'ha raccontata diverse volte. Daiano è un romagnolo, è un cervese, i suoi genitori appunto lavoravano a Cervia, lui da ragazzo, come tutti i vitelloni di quell'epoca, stava in spiaggia e vide questa scena. Il venerdì ovviamente le donne venivano, le mogli venivano lasciate in spiaggia la settimana a fare giustamente bambini, con i bambini, come me, e venivano lasciate al mare, no? E il venerdì c'era il cosiddetto treno dei vecchi, cioè il treno dei mariti che tornavano a trovare le mogli al mare. Ebbene, un giorno lui assistette a questa scena. Un marito invece di arrivare il venerdì arriva il giovedì, è lì che ti freggono, e vide quello che non doveva vedere sostanzialmente, e ovviamente reagì in una maniera un po' scomposta, tra le altre cose prendendo un pugno di sabbia e lanciandolo in aria in direzione di questo bagnino un po' troppo focoso, ma centrando un po' anche se stesso. Ecco perché il brano dice: ti baciava le labbra, io di rabbia morivo già, ti baciava le labbra, è un pugno di sabbia miei. Quindi si è anche capiciato anche questo. Ma poi dopo questa canzone, per non uscire dal ring, rimaniamo qui, che stavolta sono chiusi, canzone portata a successo dai Ribelli, ma che Franco ci farà nella versione altrettanto bella, se non addirittura di più, di Demetrio Stratos degli Area. Quindi pugni chiusi e pugno di sabbia, vai. Ritorna con te,
Bruno Bifano alla chitarra.